Sono 300 i bambini finiti in quarantena a Prato Vecchio Stia a seguito della positività dell'autista dello scuolabus. Ad annunciarlo tramite i suoi canali social il sindaco Niccolò Caleri. Quando c'era un caso di un bambino, il bambino veniva isolato e basta. Adesso pare che non dipenda da bambini, quindi... L'ASL, a scopo preventivo, ha infatti messo in quarantena tutti i bambini che viaggiavano sul mezzo chiamato il Pulmino Rosso e che hanno utilizzato questo servizio nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 febbraio. Io mi auguro che lo approfondirà chi di dovere, perché 150 bambini a casa mi sembra una cosa un po' abbastanza. Spero che sia tutto dovuto a cose particolari, perché se c'è stato delle negligenze è abbastanza. È sempre poi il sindaco a comunicare che in attesa della chiamata dell'ASL i bambini non dovranno andare a scuola e non dovranno uscire di casa o vedere persone diverse dai conviventi, in attesa che l'azienda sanitaria fornisca loro le indicazioni necessarie. È successo che l'ASL ci ha chiamato dicendo di mettere in quarantena tutti quelli che tornano a scuola. A casa con questo pulmino. I bambini della materna, elementari e medie entrati in contatto con l'autista risultato positivo ovviamente saranno sottoposti a tampone.